meno. È stata una cosa indecente rispetto alla quale abbiamo protestato. Alcune cose che dice il collega Orso Marzo sono condivisibili, però è anche vero che stiamo parlando del commissario alla sanità, stiamo parlando della sanità e tutti conosciamo le criticità che viviamo in Calabria sulla sanità, e il collega Orso Marzo ora sì, ha protestato, però fino a qualche mese fa era un autorevole esponente della maggioranza di centrodestra di questa regione. Allora io dico, se vogliamo, al di là delle battute su Vanna Marchi, il Presidente del Consiglio, insomma, se si vuole essere oggettivi, per il bene della Calabria e per i calabresi, togliersi un attimo la maglietta del tifoso di parte sarebbe il caso. Perché io ho sempre detto, se la sanità in queste condizioni oggi è responsabilità di Scopelliti, ieri e di Loiero ancora prima, quindi anche della mia parte politica, non di Loiero persona, di Scopelliti persona, sì, ma di quelle stagioni politiche. Allora, se si ha la capacità, perché io immagino che, essendo un consigliere regionale con un largo consenso, ha un confronto col territorio e conosce quali sono i problemi del territorio legati alla sanità. Allora, diciamoci la verità, qui avete fallito anche voi, cioè tu eri un consigliere regionale molto legato al governatore Scopelliti, avete governato questa regione, nella sanità avete fallito. Non ne faccio una questione di parte, perché quando il centrosinistra è toccato a lui, io ho sempre ritenuto pubblicamente che ha fallito anche il centrosinistra. Ci sono problemi antichi e che riguardano tutti i colori politici. E allora oggi, al di là della protesta che fate, io mi sarei aspettato anche una presa di posizione vostra quando governavate questa regione rispetto ai problemi che c'erano. E c'erano anche allora, perché il centro cuore poteva anche essere aperto allora. Cioè, non è che voi l'avete finito e poi ve ne siete andati e poi c'è stato Oliverio. Chiamiamo le cose col loro nome. Avete delle responsabilità precise sulla questione della sanità. È chiaro, ora c'è il commissario. Io non valuto se è bravo, se non è bravo, se ha origini calabresi. No, pure prima non interessa niente a nessuno. Interesserà cosa si fa. Ecco. Valutiamo su cosa si fa, quali saranno gli atti che si producono, quali saranno gli effetti, se ci saranno positivi o meno. Allora dico, discutiamo su quello, poi sulla questione, diciamo così, del governo Renzi potremmo discutere quanto vogliamo, sì, insomma, possiamo metterla su, potrei metterla su un piano esclusivamente di parte e dire che probabilmente i governi che più hanno danneggiato il sud erano i governi da lei sostenuto, ma non è quello il punto, non è quello il punto della discussione, ma per fare una discussione costruttiva dico, rispetto a questa questione, noi oggi abbiamo finalmente un commissario. E mettiamolo alla prova dal punto di vista delle cose da fare. Io sto facendo un giro senza giornalisti, senza pubblicità, per non fare passerelle, nei presidi ospedalieri. E raccolgo, mi scrivo le problematiche dirette, quelle che si possono, che si potrebbero risolvere in 24 ore se ci fosse la volontà. Un esempio. Fare partire la PET all'ospedale Riuniti di Reggio. Servono due radiologi. È una cosa che, se si vuole, all'interno di un circuito sanitario, la macchina è lì pronta. Oppure riqualificare un intero piano dell'ospedale di Melito Porto Salvo, riqualificare di cosa? Di arnesi vecchi buttati lì, di impianti radiologici vecchi buttati lì. Significherebbe solo andare a prenderli, smaltirli, cose che... Far funzionare gli ascensori dell'ospedale di Merito sarebbe già un risultato. Io non dico che con queste cose o di Locri. Io non dico che risolviamo i problemi della sanità in Calabria con queste piccole cose, però dico, se è chiaro, diciamo che si va verso la normalità risolvendo queste cose, semplicemente la normalità. Faccio un esempio. A fronte di una gigantesca spesa sanitaria annua, con 15.000 euro si può da qua a fine anno garantire che l'ello soccorso a Locri sia accessibile anche di notte. E allora queste piccole cose, se riusciamo, le possiamo fare in 24 ore, in due giorni. Ripetiamo, solo la normalità. Non è. Parliamo della normalità, non parliamo della straordinarietà. Dico, come servizi che si vanno a chiedere in questo momento, si parla solo della normalità. Dico, alcune cose, cioè viaggiare e percorrere una strada che porti alla normalità. È chiaro che ci servirà un piano di riordino generale. Abbiamo il problema dei pannoloni in provincia di Reggio, abbiamo il problema dei ricettari che mancano. È la regione che ancora non è arrivata pienamente con la ricetta elettronica. E allora si devono fare queste cose. Dico, riorganizziamo, mettiamoli alla prova su quello che sarà. Fare un processo delle intenzioni. Io credo che in questa regione abbia portato solo una battaglia politica di parte, solo per accontentare qualche fan in giro per i territori. Sì, allora, se vogliamo essere mi riferisco a te, perché è un bel dialogo. Lo dico anche per la mia parte politica. Lo dico anche per la mia parte politica, perché quando un mese fa
si andava in giro per, nei presidi ospedalieri, sia il centrodestra che il centrosinistra probabilmente ha esagerato. Bisognava aspettare il commissario, bisognerà capire diciamo, quale sarà l'orientamento. Io dico in maniera laica, diciamo, mettiamoci assieme per discutere come uscirne fuori, perché abbiamo situazioni borderline, sono al collasso, non la reggiamo. Dico, se vogliamo fare un dibattito politico, una discussione politica, ci vogliamo scontrare, facciamola su altro. Sulla sanità, che è il problema principale che oggi vive la Calabria, io credo che dobbiamo un attimo mettere da parte le nostre magliette partitiche, e glielo dice uno che fa parte probabilmente dell'unico partito organizzato che c'è oggi in Italia. Quindi se devo essere critico, anche io col mio partito lo sono, ma veramente io non ho problemi. È abbastanza disorganizzato, basti guardare la Calabria. Ma non devi guardare ad Oliverio, allora, se guardiamo... perché Oliverio ha in effetti... No, un'altra cosa, le chiedo scusa dottoressa, rispetto alla lentezza, siccome alcune cose le condivido, altre però ha detto della Commissione, io ho potuto convocare la commissione nella prima data utile, che è il 25 di marzo, la prossima settimana, con una serie di audizioni, con una serie di cose. Anche perché c'è un problema, poi ne parleremo, di dissesto idrogeologico, che è un altro problema importante. No, però ai fini di rimanere nell'ambito dei partiti disorganizzati, io non voglio caricare la responsabilità del ritardo al collega Orso Marzo, me ne guardo bene. Però è anche vero che la discussione Forza Italia, chi è iscritto, chi non è iscritto, una discussione che a me non ha appassionato, e l'ho detto anche in questa trasmissione, cosa c'entra? Beh, c'entra con nulla. C'entra col funzionamento del consiglio, posso dire una cosa? Concludo. Sì. Io mi sono un po' io in questa discussione, anzi sono stato anche personalmente un po' ho espresso solidarietà al collega Tallini e Orso Marzo rispetto alle loro vicende, diciamo, dell'iscrizione al gruppo Meno, però ho chiarito già, mi pare anche in questa sede, che non è una discussione che mi appassiona, nonostante abbia tenuto banco anche durante i consigli regionali, cioè, e mentre la Calabria ci guardava chiedendoci cosa volessimo fare dei fondi POR, noi parlavamo di chi doveva stare iscritto a Forza Italia o no. Francamente questa è una discussione che a me non ha appassionato dall'inizio, figuriamoci ora. Allora, volevo sentire Fausto Sommarso, perché poi Teresa Munari voleva tornare su questo argomento, sento e sono convinto che Irto, che è nuova generazione, la pensi così, la discussione laica. Io sono uno fra quelli che, vedendo Oliverio in consiglio, l'ho visto dopo eletto in consiglio, ho detto: presidente, in bocca al lupo, io penso e spero che tu possa essere il miglior presidente della regione Calabria, non fosse altro perché abbiamo, purtroppo a noi, ci è toccato a noi, abituato la Calabria a scelte un po' difficili che nessuno ha mai fatto, che erano scelte impopolari. Abbiamo governato circa 3 anni e mezzo, questo voglio ricordarvi in dato, in 3 anni e mezzo si è dovuto applicare, avendo anche i 2 subcommissari, facendo grandi sacrifici, perché poi c'è il tavolo massiccio, tutto un programma, fare quelle cose che erano utili, che stavano per staccare la luce in tutti gli ospedali, non soltanto in quelli chiusi, perché c'era un buco di 1,3 miliardi colmato, c'era una disfunzione diciamo di costi aggiuntivi di quello che tra l'altro non funzionava. Detto questo, c'è stato un giudizio politico, compreso o non compreso, poi il tempo e la storia ti dà ragione, e dico in premessa che finanche Oliverio, a cui consigliavo diciamo non isolarsi, non gli basteranno gli altri 5 anni per portare a normalità. L'indignazione qual è? Rispetto al fatto che tu 23 novembre vinci le elezioni, il 10 ti insedi e c'hai uno che tra l'altro è un governo amico, basta fare una cosa semplice, decide velocemente quale nominare, tant'è che c'è stata una polemica tutta interna del PD, che sono un po' sconquassato su questo tema, era indecente, e abbiamo atteso tutte le settimane gli annunci che la Calabria fosse non rappresentata, perché non so che cosa faceva la deputazione, non so che facevano i presidenti che si attivano oggi governo, a dire a chi oggi aveva la responsabilità di nominare un commissario che mette in campo quegli atti, cioè firma per poter assumere i medici, guadagnato sul campo lo sblocco del turnover, con i grandi sacrifici dei calabresi, che anzi devo dire sono stati fin troppo comprensivi, perché non è facile spiegare perché chiudi, razionalizzi in modo quasi ragionieristico, e quindi la responsabilità politica noi l'abbiamo assunta tutta su un giudizio complessivo. E avete fatto male, perché
quali erano le competenze di Scopelliti per poter fare il commissario della sanità? E questo è il vulnus che blocca, che era lo stesso che si voleva accollare Oliverio. Una situazione come quella calabrese sul piano della sanità va data ai tecnici, la politica deve mettere il cappello su soluzioni che può condividere o rigettare. Facciamo anche Presidente del Consiglio un tecnico. No, perché per esempio, dico, lo Iero di questa cosa se n'è ben guardato, cioè quando è toccato a lui non ha voluto fare il commissario. Gli assessori, no, lo ieri non, c'era non Spaziante farlo, mandato da Roma. Lo ieri non ha voluto farlo perché non si è assunto il coraggio di fare scelte impopolari. Il coraggio, ma perché il coraggio che ha avuto Scopelliti dove ha portato? Che ci troviamo con Locri senza gli ascensori, con Melito che non si capisce se è un ospedale. Le voglio dare dei dati. Fermo restando, si poteva fare meglio, si poteva fare di più, non manager è così, anche e la politica deve fare un altro mestiere. Ci sono chiusi 18 ospedali. La regione deve programmare, non l'ente programmatore, non è l'ente economico. Lei non so se ha ben presente che durante quella stagione ci sono chiusi 18 ospedali, che non è una cosa semplice da spiegare. Ma chi gliel'ha fatto fare? Li avete chiusi pure male, perché li avete lasciati aperti? Ma perché forse avete fatto... le manca un pezzo. Quale pezzo? Che quel piano merito, di rientro, merito, il piano è chiuso di rientro, o aperto? Il piano di rientro non è che è fatto dalla politica, su ma lo conosco bene il piano di rientro. O meno, è fatto dai tecnici dell'Agenas, insieme ai tecnici di KPMG, ecco, insieme ai tecnici non deve del la Ministero, discussa al tavolo Massicci, che non ho sicuramente creato io, ma io voglio parlare avanti, adesso io ho responsabilità diversa. Quella che dovevo pagare politicamente, ahimè, purtroppo Scopelliti è stata pagata abbastanza. Oggi io mi incavolo perché uno che ha la responsabilità di nominare un commissario, perché siamo ancora commissariati come tutta l'Italia, che questo è il dato, ci ha messo 4 mesi da far perdere per assumere i medici che noi ci siamo guadagnati con il servizio, i calabresi ci siamo guadagnati. Vabbè, perché insomma, io non mica so di Bolzano, quando, siccome io sono uno che fa la fila pure al pronto soccorso, no? Che poi l'abitudine di un pezzo di corpo sociale di questa regione che chiama per ansia, io da consigliere regionale nel pronto soccorso della mia città faccio la fila anche quando vado più caraffetto. No, è giusto, ma non è sempre così rispetto poi a molti cittadini. Non è una buona abitudine, che, non è una buona abitudine. No, anche allora, perché l'ansia però, qual è? È ovvio che l'ansia è di avere, pronto soccorso che funziona. E qual è il problema? Ma se uno come lei che può va al pronto soccorso, lei è un masochista, perché uno che ragiona non può andare in un pronto Abbiamo una visione straordinariamente diversa col collega Orso Marzo, non è solo una questione diciamo partitica, diciamo, di schieramento politico, evidentemente. Perché io reputo che se c'è stato un fallimento negli ultimi 10 anni, così siamo tutti contenti, centrosinistra e centrodestra. Ma anche più di 10, però possiamo anche dire probabilmente. Ma limitiamo, cioè 10 solo per rimanere nel centrosinistra e centrodestra. Sì, sì, sì. Allora, il primo errore che io do, diciamo, come responsabilità alla politica di centrosinistra e centrodestra è quello di aver lottizzato la sanità con la politica. Cioè aver nominato nelle varie ASP in giro per la Calabria, nelle varie aziende ospedaliere, persone legate alla politica. Certo. Lo avete fatto anche voi, Orso Marzo. Come no? Cioè i tecnici, io lei mi troverà, e lo dico pubblicamente, anche perché l'ho già detto, lo ribadisco ora, qualora anche in questa stagione ci siano nominati dei soggetti politici a governare i pezzi della sanità calabrese, io sarò all'opposizione rispetto a una scelta di questo tipo. Io penso che la sanità, viste le condizioni, che bene dicevi tu, tavolo massiccio, eccetera, eccetera, servano dei tecnici sul territorio. Cioè nelle ASP, nelle 5 ASP calabrese, deve finire il meccanismo che ci va l'amico del consigliere regionale, l'amico del deputato, l'amico dell'assessore, l'amico del presidente. Ma, chiaro? Ma perché se ci troviamo, cosa, che le nomine avvengono se per ci curriculum. Troviamo in questa cioè, non è ma che no, avvengono per curriculum, amicizia, però le liste di buoni e cattivi, alcuni possono essere stati anche incapaci. Avete nominato ex amministratore di centrodestra, ma Bellinvia, perché ma Bellinvia per esempio, perché è stato nominato, rinominato, prorogato fino all'inverosimile? Sono stati nominati fino al paradosso. Sono stati nominati in passato soggetti che erano stati anche amministratori di una parte politica a governare pezzi della sanità. Ora non facciamo una questione personale, inutile fare dei nomi, però si sa. E secondo me questo è uno dei peccati originali della sanità in Calabria. Di quel legame morboso che c'è stato tra la sanità e la politica. La nomina di un manager di un ASPO dell'azienda ospedale, sai come funziona? Io sì.